Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi un video unboxing. Vi voglio mostrare il contenuto di due regali che mi sono arrivati in questi giorni. Su Instagram vi ho già messo le foto dei pacchettini e uno è tutto scartato, insomma so già che cosa c'è dentro e l'altro diciamo a metà perché volevo completare lo spacchettamento insieme a voi. Mi è costato sacrificio perché io sono una che prima di tutto quando scarto un regalo, cioè lo apro, rompo tutta la carta a mo' di bambino di 3 anni preso dalla fuga e comunque insomma sono curiosissima. Poi che vi volevo dire? Ah sì, mi sono messa qua per terra in camera perché infatti vedete le zampe del letto e l'armadio perché il cielo è grigissimo e quindi mi devo anche muovere prima che venga proprio il buio più totale. Allora, il primo pacchettino che vi mostro è questo qua e dentro ci sono le cosine che mi ha regalato Giovanna per Natale. Il mio pacchettino le deve ancora arrivare, ho una paura folle che non le arrivi perché Poste Italiane insomma è una tragedia ultimamente, insomma non ho avuto e non sto sentendo belle cose circa Poste Italiane. Comunque, una carta, tra l'altro il regalo è questa, vabbè, bellissima, l'altra è molto natalizia. E all'interno vi faccio vedere le cose. C'è ovviamente anche il bigliettino, che vabbè non vi leggo, e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Come prima cosa ho pescato questa maschera qua che mi piace tantissimo, è una doppia maschera della Geomar, questa è idratante e antistress, so già che mi piace e ve l'ho anche promossa. Poi da Amsterdam mi ha riportato un blush di H&M, non li avevo mai visti, non ci avevo mai fatto caso probabilmente, è molto molto carina la confezione, che bello! E c'è questa spugnettina. Open, close. Volevo farvi lo swatch, però ho paura di fare danni. Ok, ho capito come si fa. Ho girato, ho messo open, penso si aprano dei forellini e come potete vedere si sta iniziando a colorare la spugnettina. Sì, che figata. Poi casomai lo provo e poi ve ne parlo. Che figata. Comunque, chiudiamolo, rimettiamolo su close e questo è un blush. Poi c'è questo gloss di Elf Licious Liquid Lipstick nella tonalità Ruby Slipper, questo qua che voglio aprire insieme a voi. Ok, si gira la rotellina sotto e poi arriva il prodotto nella spugnetta. È un color nude e dalla consistenza sembra insomma carino, non fa troppo, non sembra fare troppo strato. Poi c'era un campioncino che non vedo l'ora di provare, è uno shampoo della Saponaria all'olio extravergine, no aspetta, è uno shampoo biologico ai semi di lino extravergine, questo qua, e sono curiosissima di provarlo, proprio felice felice felice. Poi c'è una matita di Kiko, di questa linea della Boulevard Rock, la Skinny Fit Casual, ed è un colore che non ho, è la numero 03, questo bel color turchese, mamma mia, matte, bellissimo, non vedo l'ora di farci un trucco con questa matita. Poi c'è una cosa di Wycon che sono troppo felice perché io Wycon ce l'ho scomodo e quindi non ci compro mai niente. Quando ci vado non lo so, non mi riesce a comprare. Non la capisco, cioè non è che non la capisco la marca Wycon, però boh, sarà che appunto ce l'ho lontano e quindi non posso quasi mai curiosare. E mi ha regalato questo glitter eyeliner in questa tonalità. E guardate che bello, stupendo questo colore blu elettrico, c'ha il pennellino fine e questo è il colore swatchato, bellissimo, mi sta tremando la mano. Poi ci sono due cose
Sì, ho finito. Ci sono due cose che io qua non trovo, che le ha prese al Todis, se non mi sbaglio. Devo rileggere nel bigliettino. Sì, al Todis. E sono lo scrub viso, esfolia e rinnova con bioestratto di salice e bioestratto di bisco, ingredienti 95% naturali, alle bioproteine dello yogurt. È una bella confezione da 150 ml a 12 mesi di scadenza. E questo appunto è il dietro. Curiosissima di provarlo. E la crema mani, questa qua, sempre biologica, con le proteine dello yogurt, con filtri naturali di protezione solare, per una pelle morbida, setosa e idratata. Quindi questi sono i regalini di Natale che nel frattempo mi pulisco, onde evitare di sporcarmi i pantaloni. Questi sono i regali, insomma, di Natale che finalmente siamo riusciti, cioè lei è riuscita ad inviarmi, io gliel'ho inviato il pacco e non vedo l'ora che arrivi, c'ho l'ansia, ansia da Poste Italiane. Quindi grazie mille tesoro, Giovanna la potete trovare qua su YouTube, ha un canale, si chiama Illugirl 1, è la ragazza con cui collaboro tutti i mesi, insomma, che ci faccio il video dei prodotti terminati. Mi lascio comunque i suoi riferimenti qua sotto giù nell'info box. E niente, Gio, sei stata dolcissima, ti ringrazio ancora tanto 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 e ti mando un bacio grande. Adesso veniamo a Stefania, mi ha mandato la letterina, che vabbè non vi leggo, l'ho letta io, ma cioè sono regali così. Non doveva, cioè mi ha imbarazzato tantissimo questa cosa, però sono molto felice. E niente, questa è la foto che lei ha, che avevo pubblicato io, questa l'ha pubblicata sul suo profilo Instagram e appunto vi metterò il suo nick qua sotto giù nell'info box. Tra l'altro lei ha un canino Golden Retriever amorosissimo, stupendo, e la scatola impacchettata l'avete vista adesso nella foto ed è questa qua, questa scatola meravigliosa. Io vado pazza per le scatole, quindi se mi regalava una scatola vuota io ne sarei stata più che felice. E all'interno ci sono tante cosine. Allora, da cosa parto? Parto da una cosa che ha profumato tutto ed è una delle mie Yankee preferite, questa qua, la Snow in Love. Io la adoro. Ha un profumo di pulito, di buono, a me le bianche piacciono sempre, tanto tanto tanto. Stupenda, infatti ha profumato tutta la scatolina. Poi c'erano tutti questi cuoricini sparsi e non so da dove partire. Ok, da questo che l'ho semplicemente un pochino aperto ed è un lipstick matte sublime di Wycon nella tonalità 611. Anche qua felicissima di poter provare qualcosa di Wycon. Questo avevo già un pochino curiosato perché non avevo resistito. Bellino anche il packaging, è fatto tipo quelli di Paola P, più stretto sotto e più lungo sopra. E questo è il colore. Bellissimo. Stupendo. Veramente meraviglioso. Non vedo l'ora di provarlo. Ovviamente il colore super mega azzeccato per me. Cioè, stupendo. Poi in quest'altro pacchettino c'è uno Snow Jewels ed è uno smalto di Peggy Sage. Volevo leggere. Il numero si chiama Icy Pearl 5881 e lo smaltino è questo, da usare magari come top coat per una o più unghie o anche per tutte, insomma. Bello, 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 bello. A base argentata con dei riflessi argento e rosa. Veramente stupendo, bellino da morire. Poi, in questa bustina, io sono felice, troppo bellina. Sento suonare. È una collanina lunga in tema con la maglia che ho su e c'è questo cuore viola, rosso e fucsia e volendo, secondo me, si può usare anche sull'altro lato perché l'altro lato è neutro, è del color un oro invecchiato, diciamo, come la collana. Perché no? Stupenda, grazie Stefi. Poi,
voglio aprire questa bustina con voi che è di cliché e c'è questo bellissimo, che okay, l'avevo messo al contrario, questo bellissimo fiocchettino e sento suonare anche qua, cioè ancora cuori, un paio di orecchini pendenti con i cuoricini. Stupendo, stupendo, stupendo. E poi ci sono altri quattro pacchettini. Allora, in questo qua piccolino, vediamo che cosa c'è. Qua strappo, io ve lo dico. Un altro smaltino della Peggy Sage, aiuto. Si chiama Aurore 5016 ed è un fucsia. La tonalità di fucsia che più mi piace, troppo bellini questi smaltini Peggy Sage, bellino magari anche da usare in combo, troppo bellino. Poi qua c'è un altro smaltino, che bello, della Wycon, il numero 427, questo qua, bellissimo questo rosa, è un colore tipo metallico, stupendo, il numero sì, ve l'ho detto, voglio avere 100 mani per provare tutto. Ah, poi c'è questa lima, sempre della Peggy Sage, fucsia, adoro, veramente troppo carina e comoda, utile, perché me le porto sempre anche dietro. E poi in quest'altro pacchettino c'è qualcosa di Nabla, oddio, Hydrating Shine Lip Gloss, un lip gloss di Nabla. Ah, tra la Cruelty Free and Vegan, nella tonalità Magazine. Mi stava venendo in mente una cosa, che Stefania sul suo profilo Instagram fa anche le... mi sono emozionata a parlare del suo cane, fa anche le... Bello! Che fucsia, stupendo! Stefania sul suo Instagram fa anche le review dei prodotti, fa la foto e fa la review. Quindi a prescindere vi consiglio di seguirla ed è questo fucsia pienissimo. Bello, 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 bello. Grazie, Ste. Infine c'è questo, anzi, puliamoci, perché sennò sporco tutto. Ed è rimasto questo pacchettino qua, Nature's. Spacchettiamo, vediamo che cosa c'è dentro. Ah, che bello, burro mani, fiori di lilà e giglio. Bella la confezione, così è un burro Mani e sono, non conosco questa marca, curiosissima di provarla, 50 ml, se ne applica una piccola quantità sulle mani, si massaggia delicatamente, non unge, lilla, troppo bello, mamma mia, e che profumo, questa è la consistenza, anzi dato che ci sono, questa è la consistenza e io mi do la cremina sulle mani ed è in pot in questa maniera, stupendo. Stefi, grazie, Giovanna, grazie. Io mentre mi spalmo le mani vi saluto ragazze, spero che di avervi tenuto compagnia se non altro con questo video spacchettamento, magari avete potuto trovare anche voi qualche spunto per aiuto, ho perso la crema. Qualche spunto per fare magari qualche pensierino a qualche vostra amica, vi mando un bacio grande. Un bacio ancora grandissimo a Giovanna e a Stefania, ciao e al prossimo video!